Grazie Presidente. Con la mozione in esame si vuole porre in luce una complessa vicenda che ha avuto inizio molto molto tempo fa. È necessario però fare brevemente un breve excursus su dei passaggi che hanno originato poi la presente mozione. Ancor meglio, bisogna riportare in breve i fatti accaduti. Nel 1934, nel quartiere Marconi, e più precisamente in via Enrico Fermi 161, è stato costruito il deposito di granaglie della Federconsorzi. Il proprietario originario dell'area era il Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone. Nel corso degli anni, l'edificio ha subito ampliamenti per la creazione di uffici ed altre attività e successive richieste di condono edilizio ai sensi della legge 4785. A seguito del fallimento della Federconsorzi, il 29-11-90 esattamente, la società ZES del gruppo Salini Impregilo ha acquistato il complesso immobiliare del consorzio agrario e in data 25-09-91 è stata ritirata la concessione in sanatoria per conto del consorzio agrario, che aveva venduto alla ZEIS, per costruire, diciamo, oltre al cambio di destinazione, per costruire ai sensi della legge 4785, nonché il cambio di destinazione d'uso da artigianale industriale a commerciale. Tra il 1998 e il 2005 sono state presentate domande di permessi volte a realizzare un edificio commerciale di grandi dimensioni, comprendente il cinema multisala, supermercato, un ristorante, uffici, tra i quali i locali della ASL. Dapprima quindi la ZEIS aveva re realizzato, diciamo, un complesso polifunzionale. Però, a seguito del piano casa, il gruppo Salini era riuscito ad ottenere parere di ammissibilità e congruità del progetto, ottenendo l'acquisizione del permesso a costruire numero 166 dell'8/5/2014. Tale permesso consiste nell'intervento di sostituzione edilizia con demolizione, ricostruzione ed ampliamento finalizzata alla costruzione di circa 200 mini appartamenti. A seguito poi delle segnalazioni da parte appunto di alcuni cittadini della zona Marconi, i quali ritenevano che fossero state, diciamo, commesse degli abusi e delle irregolarità, il Dipartimento su questa segnalazione nel 2015 ha sospeso il permesso a costruire sopramenzionato e con contestuale comunicazione di avvio del procedimento del permesso di costruire. Dopo questa sospensione, però, la società ZEIS si è appellata al TAR, il quale ha accolto la richiesta condannando il comune al risarcimento del danno per oltre 4,5 milioni di euro a causa dello stop di questo cantiere. In data 13/11/2015 il comune di Roma comunicava la conclusione di questo procedimento di verifica, prorogandone il termine di validità. Quindi c'è stata una sospensione in autotutela. Quindi, sempre su iniziativa dei cittadini di questo quadrante del quartiere Marconi, i quali, vista la particolarità di questo piano, in relazione all'ambiente circostante, alle leggi vigenti, hanno sempre temuto che il piano Casa Fermi fosse viziato da possibili irregolarità, hanno chiesto appunto, anche attraverso petizioni, di verificare questo. I cittadini, diciamo, sostanzialmente esprimono una forte preoccupazione per la demolizione del fabbricato, oltre alla perdita di numerosi servizi utili, nonché anche perplessità per la costruzione di abitazioni, con ulteriore impatto su una zona a densità di popolazione molto alta, priva di adeguati servizi, attanagliata dal traffico e dall'inquinamento e diciamo priva di parchi e di zone a verde. Quindi la preoccupazione che, diciamo, un abuso edilizio non effettivamente condonato avrebbe permesso di trasformare il consorzio agrario in un'ampia superficie commerciale ha portato sempre questo gruppo di cittadini alla presentazione di una denuncia penale.
una denuncia penale che nel 2018 il GIP di Roma, a seguito dell'indagine appunto, ha fatto aprire a porre i sigilli al cantiere e i magistrati hanno deciso di rinviare a giudizio tre rappresentanti della società ZEISS, fissando la prima udienza al 12 maggio 2020. Pertanto, adesso al momento abbiamo un cantiere rappresentato da un enorme scheletro di cemento che interessa appunto ai cittadini che, come ripeto, hanno già lamentano in quel luogo, diciamo, non adeguati servizi e spazi comuni fruibili. Pertanto, visto che l'ente locale, Roma Capitale, è titolare di un diritto soggettivo nei confronti dei privati ed è legittimato a costituirsi parte civile anche attraverso appunto l'avvocatura, anche eventualmente nel richiedere il risarcimento del danno qualora fossero ravvisati eventuali reati, il Comune ha effettivamente un potere e dovere di tutela dell'abitabilità dell'ambiente urbano e può agire sia nell'interesse generale che nell'interesse, diciamo, del quadrante stesso, diciamo, a fronte di eventuali violazioni ed abusi. Pertanto, con questa mozione, il Movimento 5 Stelle impegna la Sindaca e la Giunta a far adottare tutti gli atti necessari affinché questa amministrazione si attivi in tutte le competenti sedi per la tutela e il sostegno dei diritti di Roma Capitale e del quadrante, diciamo, Marconi, anche al fine di formulare eventuali richieste di risarcimento danni sia di natura patrimoniale e non nel richiamato procedimento penale. Grazie Presidente, ho concluso.